Dietro di me una delle conche più protette delle colline lucchesi, una conca che protegge dalla tramontana e gli olivi della tenuta della Badiola. Là in basso c'è la villa che fu Villa Arnolfini nel 1500, che oggi fa parte dell'azienda agricola della tenuta della Badiola. Ed oggi siamo qui per chiudere un cerchio, quello che abbiamo aperto nei mesi scorsi a Mastiano con la potatura delle olive, e qui oggi nel Capannorese sopra Marlia parliamo invece della raccolta delle olive. Proprio là dall'azienda agricola sono appena partiti i trattori, vedremo la raccolta di alcune piante e parleremo insieme ai dipendenti della Badiola di come si fa la raccolta delle olive qui nel Capannorese e poi con la responsabile della tenuta, con Romina, parleremo dell'olio, della produzione, del vino e di tutto quello che viene fatto in questa azienda molto speciale dove le piante sono, fra virgolette, coccolate. La prima cosa da fare quando si arriva nell'uliveto per raccogliere le olive è quella di fare in modo che le olive, una volta che cascano dalla pianta, non vadano disperse nel prato. E quindi abbiamo dei ragazzi che si occupano della stesa delle reti sotto un gruppo di piante che può essere 4 o 6, dipende dalla grandezza delle reti. E nel frattempo abbiamo altri ragazzi invece che hanno il compito di scuotere gli olivi con delle apposite manine a batteria che fanno sì che, scuotendo appunto i rami dell'albero, caschino tutte le olive sulle reti. Siamo in un periodo particolare, è quello della raccolta delle olive. A cavallo fra ottobre e novembre, qui siamo alla fine della raccolta, si raccolgono le olive dagli alberi, adesso si utilizzano questi mezzi meccanici, ma quello che conta è il prodotto. Un prodotto che è frutto di un lavoro di tutto l'anno, perché l'olivo non è solo il momento della raccolta, ma è anche tutto il processo di avvicinamento, anche perché come si tratta un olivo è quello che poi darà il frutto a seconda di come viene potato, di come viene lasciato sviluppare verso l'alto o verso il basso. Siamo con Romina dell'azienda La Badiola, noi la chiamiamo La Badiola a Lucca, ma È insomma la questione di uguale, accenti la lasciamo perdere. Parliamo di questo prodotto di quest'anno, tanto per incominciare. Molti dei coltivatori si stanno lamentando perché il freddo tardivo nella primavera scorsa ha in qualche maniera rovinato tanti raccolti. La vostra azienda agricola come si sta trovando? allora, la nostra azienda agricola, diciamo che quest'anno non è stata proprio un'annata top. Meno produzione, però sia di uva sia di olive, però la qualità ottima. Anche l'olio noi non ci possiamo lamentare, siamo stati molto fortunati anche con questa stagione di gelate in questo inverno e di siccità in quest'estate. Quindi è stata una stagione particolare, però noi abbiamo raccolto quasi tutte le nostre piante e quindi la qualità. Avete anche già cominciato a frangere, avete quindi anche già la percentuale di prodotto, quanto stanno rendendo le vostre Sì, olive? allora quest'anno devo dire in diverse zone ci sono state rese diverse. Questa parte qui, che è la parte più in collina che abbiamo, ha avuto una resa anche del 15%, quindi penso che dovremmo essere molto contenti, ecco. Siete in un paradiso, questo rispetto a tanti altri coltivatori meno fortunati, le vostre colline sono veramente bellissime, però avrete anche fatto sicuramente un processo di avvicinamento, un processo di controllo della mosca, un processo di
foraggiamento della pianta attraverso, sì, non so quali prodotti usati. Che cosa avete fatto in questa annata particolare? Allora, questa annata particolare noi siamo, abbiamo preso le ultime certificazioni vegan e biologico, quindi sappiamo che in queste due certificazioni siamo al 100% naturali. Noi abbiamo utilizzato soltanto il caolino, tra l'altro questa siccità ci ha aiutato in questo senso perché l'abbiamo dato una volta soltanto in primissima estate, quindi non l'abbiamo più somministrato e niente, siamo andati in raccolta subito circa la metà di ottobre. Vedo che avete anche delle trappole per il controllo della mosca, sì. Quindi come vi ha trattato quest'anno? Abbiamo fatto, allora la mosca quest'anno non è arrivata, penso da nessuna parte come insetto. Abbiamo fatto un esperimento concordato sempre con tutti, anche i miei dipendenti dell'azienda, perché preferisco essere in collaborazione con loro perché magari sono idee diverse, quindi magari ci mettiamo anche in discussione. Diverse zone, una zona abbiamo fatto con le trappolette e non il caolino, un'altra zona niente trappole, soltanto caolino. E devo dire ci siamo resi conto un pochino meno perché quest'anno la mosca non essendo arrivata, quindi non ci siamo resi bene conto quello che ha reso di più, quello che ha reso di meno come quantità. Quindi riproveremo anche il prossimo anno. Quest'anno l'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo iniziato sperando che quest'inverno non sia molto freddo, abbiamo voluto cambiare la tipologia di potatura. Ecco, parliamo della potatura dell'olivo che poi è, sì, quello che determina nella stagione successiva, il, esatto, momento della produzione, la quantità di olive, la facilità di raccolta. Esatto. Come vi muovete? Allora, noi avevamo una potatura, come si suol dire, alla Roventina, che è la nostra tipologia toscana, diciamo, Lucca specialmente. Ci siamo resi un po' conto, avendo fatto anche dei corsi di aggiornamento che sono durati diversi anni, forse mettendoci in discussione anche su un'altra tipologia di potatura poteva risultare qualitativamente e produttivamente maggiore. Quindi ci siamo spostati su una vasopoliconica, dove svuotando all'interno dell'olivo abbiamo lasciato giusto le punte per portare linfa maggiore alle frange e quindi sicuramente sarà più facile la raccolta perché sono molto più basse le olive da raccogliere e poi quest'aria, questo sole che penetra dentro l'albero è proprio la salute della pianta. Ecco, noi più che altro guardiamo la salute della pianta perché... Quante piante avete nella vostra... Allora, noi in totale abbiamo 2300-2400 piante di olivo e non facciamo per adesso il monocultivar, quindi facciamo un blend dell'olio e poi magari i prossimi anni ci dedichiamo ecco, anche... Adesso... per adesso... Non vi fermate! Non ci fermiamo... E abbiamo una cura quasi maniacale anche per l'olivo e quindi magari facciamo anche delle monocultivar dove è possibile identificare bene la specie dell'olivo che abbiamo e per adesso abbiamo leccino, moraiolo e frantoio. Quindi le tipicità prima mi dicevi nostre. Romina, avete una parte in collina e una parte anche in pianura. In pianura. C'è differenza nella qualità? Allora, nella qualità diciamo di no. Nella resa sì. Nella qualità no perché sono le stesse cultivar, diciamo. Forse questa parte qui, questo monte qui, essendo in collina, anche come drenaggio di acqua è proprio un terroir diverso da quello in pianura, quindi forse una profumazione anche più intensa, se si vuol dire meglio, ecco. Parliamo anche di prodotto finale, l'olio, sì. La qualità è derivata sicuramente da quello che utilizzate e da come curate le olive come se fossero, sì, degli animaletti da compagnia, sì, ecco, sì, li coccolate.
Però dipende anche sicuramente dalla scelta che fate nel, mi spiegavi prima, del tipo di olive che mettete. Sì. Il vostro olio come viene caratterizzato nel panorama degli oli lucchesi? Allora, il nostro olio è... A parte che è buono. No, questo lo diciamo, ecco, noi. Io... Ecco, un olio più piccante, meno piccante, ecco, più fresco, diciamo, meno fresco. La tipologia dell'olio di Lucca, che ha riconoscenza in tutto il mondo, certo, principalmente, non solo il nostro, proprio l'olio di Lucca, e quindi ha la caratteristica di essere un colore più sul verde rispetto che il giallo, più piccante in finale, proprio anche l'amaro il giusto, lascia il finale amarognolo il giusto, diciamo, e da utilizzare sicuramente il migliore sulle pesce, verdure o quant'altro a crudo, per valorizzare proprio i valori organolettici che dà questo prodotto. Ringraziamo Romina per tutto quello che ci ha raccontato, Romina Mariotti dell'azienda della Badiola, e ci fermiamo per un breve istante di pubblicità, non prima però di avervi spiegato che quanto raccontava Romina riguardo alle potature ha anche un dopo. Perché? Perché le potature in questa azienda vengono lasciate ai piedi degli olivi e poi vengono tritate con un particolare macchinario perché diventano il concime naturale per eccellenza che rilascia potassio al terreno, quel potassio che serve per gli olivi per essere così floridi e così belli, come vi dicevo prima, riparati dal vento di tramontana a dare un olio spettacolare. Prima di parlarci un po' della raccolta vera e propria che Abramo ci sta raccontando attraverso le sue immagini, volevo un piccolo commento. So che chi fa produzione di qualità preferisce non parlare mai degli altri, però la vostra concorrenza è quella di oli che arrivano un po' da tutte le parti, sì. Fatti ormai non si sa più neanche con cosa. Come si combatte questa concorrenza? Diciamo che io non le ritengo concorrenti, no? Io ho detto io una cosa che non va bene, però se lei, essendo un'esperta, saprai dire alle persone a casa quanto conviene spendere qualcosa di più per prendere un olio vero rispetto ad accontentarsi di quello che non sappiamo più che cos'è. Allora, diciamo che gli oli, a volte io vado al supermercato e perdo un po' di tempo davanti allo scaffale degli oli. E capisco, siccome so tutta la storia, essendo anche maestro d'olio, quindi conosco tutta la storia e i procedimenti anche degli scarti degli oli, come aziende, non parlo qui di zona assolutamente, come aziende possano trasformare un olio di oliva in olio extravergine. Quindi facciamoci due domande. Io però dico, io faccio vino e olio. Quando tutti andiamo al ristorante spendiamo 30 euro in una bottiglia di vino che viene degustato in un'ora e mezza. Quando si va a comprare una bottiglia di olio, le persone, 20 euro una bottiglia di olio è un'esagerazione. L'olio a crudo, pensate, lo stesso valore quanto può durare una bottiglia di olio e sapere quello che noi in effetti mangiamo, sia noi sia i nostri figli. Quindi bisogna che le persone entrino piano piano anche nel meccanismo, perché l'olio bisogna entrarci piano piano e conoscere e apprezzare tutte le qualità di questo frutto che non ha eguali nel mondo. Abbiamo parlato del frutto, intanto i tuoi ragazzi stanno continuando nella raccolta. Abbiamo visto scuotere con quelle che chiamano le manine e comunque cogliere anche a mano. Adesso stanno chiudendo le reti. Cosa succede adesso all'oliva? Allora, noi tutti i giorni raccogliamo, tutte le sere a fine giornata vengono caricate, vengono portate direttamente al nostro frantoio. È anche quello che dà qualità, raccolta e frangitura lo stesso giorno. Certo, cassette areate, quindi non contenitori chiusi, quindi cassette areate, e tutte le sere vengono portate al frantoio e la frangitura.
Il giorno dopo ritiriamo l'olio nuovo franto e lasciamo la produzione del giorno dopo. Quindi questo è un meccanismo che dovremmo fare tutti. Perché anche veramente cassette piuttosto piccole proprio per la reazione, eh? Quindi piccole e ci forate. Vuole più tempo, ci, sì, vuole, ci vuole più personale, tempo, però alla fine però è essenziale che metterle nei cassoni grandi e magari ce ne vanno un pochino di più, però sono tanto compresse e quindi anche fra loro, se sono anche un pochino bagnate, magari possono creare dei problemi. Quando avete cominciato a raccogliere questa? Noi abbiamo iniziato la metà, il 13-14 di ottobre. E siamo alla fine. E siamo alla fine. Siamo arrivati giusto in tempo, le ultime 5 piante. Sì, sì. Guarda che bellezza che sta venendo su, sono veramente uno spettacolo della nostra terra. Statene qui. Un oro per noi. Vedi. Sono veramente bellissime. Sì, sì. Bellissime. Io voglio sentire anche quanto sono amare, perché sono curioso come sempre. È uno spettacolo, l'oliva. È amara, non andrebbe fatta questa cosa, ma qui dentro c'è il sapore della nostra piana, c'è il sapore della nostra terra, quella che è in terra, quella che calpestiamo, dei nostri bellissimi olivi che vediamo quando passiamo in macchina, che poi alla fine danno questa bellezza. E noi come azienda ci teniamo tanto a valorizzare prima. Il territorio, perché ognuno dovrebbe valorizzare al massimo che può il territorio, perché il territorio delle persone è importante. Sono importanti gli olivi, sono importanti le persone, sì, che lavorano con voi. Quante persone ci sono in una raccolta? Parlo anche del vino, tutte insieme, perché comunque sia, investire sul territorio significa spendere tanto, sì, perché oggettivamente la manodopera magari all'estero costa tanto meno, ma non è qualificata come la nostra e non è così vicina a noi. Quante persone collaborano? Allora, con voi? Noi circa una quindicina, 15, a volte sono stati 20, però la cosa bella è che diciamo non facciamo volutamente, sia per il vino che per l'olio, le raccolte automatiche. Quindi noi facciamo tutto a mano, perché le cose fatte manualmente sono sempre le migliori. Approfitto della tua presenza, abbiamo parlato di olive, una parola anche sul vino di quest'anno. Mi dicevi all'inizio della nostra chiacchierata, poca quantità ma anche quest'anno una grandissima qualità. Sì, sì. Poca quantità, diciamo, e siamo anche qui stati fra i più fortunati, perché la nostra azienda è protetta anche da queste montagne, quindi il freddo in inverno, il giusto. Non arriva la tramontana. Non arriva la tramontana, no? Sì, quindi il giusto. Un pochino meno di produzione, però la qualità ottima. È già venuto tantissime volte il nostro enologo a fare tutti gli assaggi, anche durante la vendemmia, dopo, perfino anche in questi giorni. E procede tutto bene e ci ha confermato anche lui che siamo come una mosca bianca, perché sinceramente è rimasto molto sorpreso e molto felice della nostra stagione. Bene, questa è una buona cosa. Adesso frangitura, poi imbottigliamento, poi che percorso fa il vostro prodotto? Allora, frangitura, poi arriva, lo lasciamo decantare qualche giorno nelle tank e poi lo filtriamo. Lo filtriamo e poi lo imbottigliamo e vanno a tutti gli utenti, dai privati ai ristoranti, alle enoteche. Avete richieste dall'estero? Abbiamo richieste dall'estero, sì. Abbiamo richieste dall'estero, fra l'altro abbiamo iniziato anche a avere rapporti con gli Stati Uniti. E so che avete anche una procedura tutta particolare per l'impacchettamento, sì, per poter, sì, mandare, sì, all'estero. Sì. E poi quando si fa un prodotto alimentare è chiaro che ci deve essere un super controllo, quindi sarete, sì, mi immagino, super controllati. Super controllo e tutte le carte in regola, e però ci siamo appoggiati a un'azienda che fa tutte queste spedizioni, che ci lavoriamo già da qualche anno e ci troviamo benissimo. Quindi siamo stati fortunati anche lì, via diciamo.
Quando sono arrivato con Abramo parlavi di un particolare appezzamento di terreno vostro dove avete fatto una potatura particolare. Siete andati sì. molto a fondo. Di cosa stavate parlando? Allora, stavamo parlando della potatura dove ti ho accennato prima del vaso policonico, perché non abbiamo fatto tutti gli olivi, abbiamo intanto fatto una parte. Fra un paio di anni, quando cominciamo a raccogliere, 2 o 3 anni, allora passiamo anche agli altri rimanenti. Facciamo un pochino a step, di modo che far prendere, raccogliere un po' tutti gli anni, da non rimanere senza le olive, e diciamo portare gli olivi a stare proprio in salute, in piena forma, e togliere tutte quelle malattie che purtroppo i nostri olivi hanno, quindi la rogna, un pochino di secco anche fra i rami, questo motivo anche per cui, essendo molto pieni, non penetrano i raggi solari, l'aria non circola un po' male e quindi tendono un po' a soffocare. Noi ci crediamo. Ci vuole anche l'aiuto dall'alto, per dire, certo. Questa stagione è stata particolare per quel freddo tardivo in inverno, quelle gelate assurde, sì. E poi questa siccità per sì. 3 mesi praticamente non ha piovuto. Sì, quasi anche 4 mesi non ha piovuto, noi abbiamo la fortuna di... Avrebbe avuto bisogno di un pochino più di acqua. Avrebbe avuto bisogno, sì. È stata una cosa particolare perché l'oliva era molto piccola in tutta l'estate. Ha fatto la prima pioggia, se non erro, a settembre. Nel giro di una settimana si sono riprese alla grande, hanno cominciato l'invaiatura, quindi hanno fatto tutto quello che doveva essere fatto piano piano, l'hanno fatto in 20 giorni. Ci pensa la natura da sì, sola, sta lì, è come sì. se fosse ibernata e poi regola. Esplode. Esatto. Allora noi ringraziamo davvero tanto grazie a voi, Romina, grazie per... a voi. Per quello che ci ha fatto vedere, tutti i tuoi colleghi, e soprattutto ringraziamo tutti coloro che apprezzano questa bontà, perché noi ci teniamo a valorizzare il nostro territorio. Vive Lucenza e termina qui, ringrazio naturalmente Abramo. Abramo ci ha fatto vedere anche qualcosa dall'alto, giusto Abramo? Ci ha fatto vedere anche qualcosa dall'alto, siamo nella zona che domina la piana di Lucca. Ci ritroviamo la prossima settimana con un altro appuntamento, con questo termina quello che avevamo iniziato qualche mese fa con la potatura che vi avevamo dimostrato là nella zona di Mastiano, e oggi salutiamo Romina della Badiola e con Abramo ci rivediamo la prossima settimana per un'altra puntata di Vive Lucenza.